FIFA 17 alle porte, fatti trovare pronto e prepara subito i tuoi crediti. Clicca il link in descrizione per maggiori dettagli. Scusate. La scorsa settimana purtroppo mi è stato impossibile portarvi un episodio della carriera e anche in questo ho fatto molto fatica, ma ho fatto anche di tutto per riuscire a farlo. Ho poco tempo ultimamente, pochissimo, ma non voglio trascurare YouTube, non voglio trascurare i miei video, non voglio trascurare voi e lasciarvi senza. Anche perché comunque siamo agli sgoccioli, è la penultima o terz'ultima puntata assoluta della carriera di FIFA 16. E devo dire, una lacrimuccia mi sta scendendosi. Ma non perdiamoci d'animo e andiamo a dare tutto noi stessi all'interno di queste ultime partite. Come al solito, prima di iniziare salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei vari social network e tutti i link ai canali di Braille. Iscrivetevi dovunque, soprattutto su Instagram, perché stiamo per toccare quota 10.000 seguaci. L'ultimo like è di SimoTranse17. Ciao SimoTranse17, grazie per aver messo like alla mia ultima foto. Allora, devo dire la verità, la squadra non è messa benissimo, guardate qui, sono tutti stanchissimi. Io penso di iniziare così con Ødegaard dietro Dybala ed è difficile pensare a un attacco del genere inedito. Però il derby della lanterna, il derby di Genoa, lo voglio giocare per sentire l'emozione. Questa è una delle ultimissime partite in assoluto in Serie A, perché poi le altre le simuleremo, se non quella con il Milan che la giocheremo, perché è una grande squadra. E devo dire che mi dispiace tanto, perché la mia Serie A sta finendo con la mia Sampdoria e il prossimo anno non ci sarà più la mia Sampdoria, ci sarà il Sassuolo. Ma adesso facciamo gol con Erkin Zukanovic dentro per Dybala. Tra l'altro è difficilissimo giocare a FIFA 16 dopo che sono stato abituato a FIFA 17, per fortuna che Cucufetto è fortissimo. Attenzione, perché la prende Dybala, la tiene lì, la fa sua, poi fa partire Carbonero nello spazio. Paolo Dybala, sempre lui che crea gioco. Carbonero lo salta con eleganza, anche Carbonero, poi però la perde e poi la recupera Carlos, ancora lui, ancora Carlos, Carbonero si vuole appoggiare, Ødegaard fuori, ancora dentro per Carbonero, Carbonero prova il tiro, prova a chiudere, l'ha fatto bene perché se la perde la ripartenza è pericolosa. Dybala da solo, allarga per Verde, poi Verde dentro per Duncan, grande Alfred, dentro, che gran palla per Verde, forse un po' troppo lunga, presenza al forse. Alfred Duncan, ancora lui, con dei numeri a centrocampo, poi dentro da Ødegaard, che è un altro passo rispetto a tutti. Ødegaard, ancora lui, Duncan, dentro per Ødegaard, Duncan, devi darti una regolata. Ødegaard, mamma mia che corridoio per Daniele Verde, come lo vede Ødegaard, come lo serve. Vai Daniele Verde, ancora te, in possesso del pallone, e poi dentro per Ødegaard, voleva ridargliela. Dentro per Ødegaard, di prima, fuori, da Carlos Carbonero, chiede l'1-2 a Duncan, e poi serve Dybala, perché attenzione, perché Carbonero si butta dentro, sbaglia lo stop. Dybala, dentro per Ødegaard, si appoggia così a Duncan, vai Alfred, dentro per Carbonero, il tuo compagno di centrocampo, e poi Daniele Verde, Daniele, vede il taglio di Carbonero, e in area, il tiro e gol di Carbonero, nel derby della lanterna, questa volta, questa occasione, capitan Carbonero, guardate che tiro palla, splendido, e poi Daniele Verde gli dà una palla incredibile, entra in area, il tiro, i cani non ci arriva, 1-0, nel derby della lanterna, Carlos Carbonero. Ci arriviamo ancora prima noi, ancora con Ødegaard, Ødegaard dentro per Daniele Verde, scatenato Daniele Verde su quella corsia, e l'erede di Jesé, dentro per Carbonero, ancora, si ripropone lo stesso corridoio di prima. Attenzione, perché non è bella questa infilata di Kofi, dentro per Lazovic, dentro Scuffet, la pallina, cosa hai sbagliato? Panjotis Takcidis, cosa hai sbagliato? Attenzione, Ødegaard dentro di prima per Daniele Verde, che può andare sull'esterno, adesso può puntare alla difesa del Genoa, ancora Daniele Verde, ancora lui, calcio d'angolo, Ødegaard dentro ancora per Dybala, uno degli ultimi palloni della sua partita, Paolo Dybala, ancora lui, vuole provare a liberare il sinistro, Dybala prova ad andarci sul sinistro, non ci riesce. Attenzione, Ødegaard dentro, vede il taglio di Cuadrado, prova a servirlo, Cuadrado davanti a tutti, ci mette il piede, sta su col fisico, Cuadrado, il tiro, you can. Verde in anticipo su tutti, la mette lì per Dybala, attenzione, Dybala, può andare Dybala, prova a girarsi, va sul sinistro Dybala, ancora lui in possesso del pallone, non riesce a tirare, no, 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 per l'amor di Dio, Paolo tirati su, ti prego, ti avevo già cambiato, Paolo, non farmi questo. Paolo, come stai? Ti sei già tirato su? Tutto bene, dimmi di sì, prova ad andare, fammi vedere che ci sei. Attenzione, adesso scende il Genoa, Comper la mette dentro, bella palla di Comper, ci arriva Scuffè. Ancora il Genoa che attacca con Sampiris, il tiro alto, che si appoggia, benissimo Gnoguri, attenzione Gnoguri, ancora lui, lo salta, e poi va ancora da Jesé, larghissimo, che prova ad andare dentro, da Munir, e poi, attenzione, perché c'è Daniele Verde, che prova a girare questa palla per Duncan, e finisce qui ragazzi, 1-0, Carlos Carbonero, ma la mia preoccupazione più grande in questo momento è vedere Dybala che non si è infortunato grave, tra i morire o infarto, attenzione perché c'è una notifica nell'ufficio, ho paura, no,
Ok, conferenza stampa, Dybala sta bene. Ragazzi, dobbiamo andare tutto per tutto, siamo fuori casa, è importantissima questa partita, è importantissima. Iese si appoggia subito bene a Simone Padoin, dentro per Fernando, attenzione, il taglio di Iese, dietro tutti, Fernando lo vede, lo serve, ancora Iese, è la sua posizione, è la sua palla, Iese vuole puntare, deve... Attenzione perché Iese ci può andare ancora lui, Iese in possesso, la mette per Munir di testa, non ci arriva però, attenzione perché c'è Higuain in area, la sua area di rigore, Higuain, ancora dentro per il Pipita, attenzione, fa piede perno, Higuain in area, il tiro, cosa hai sbagliato? Higuain, cosa hai sbagliato? Attenzione, ancora Fernando in possesso del pallone, vede il taglio di Iese, prova a servirlo sulla corsa, Iese molto bene, la stoppa molto 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 bene, e poi vuole andare, ancora lui, con la sua velocità e il suo fisico, Iese la riprende, prende per il culo tutti, Iese la mette dietro per Higuain, attenzione Higuain, può girarsi, può andare Higuain, non ce la posso fare, attenzione c'è Munir, prova a chiedere, 1-2, proprio a Gonzalo Higuain, e prova a dargliela, dentro per Iese, che gran palla questa però di Higuain, attenzione Iese in area, si gira, Iese, il tiro a giro, la palla deviata, la palla ancora lì. Dentro così da Fernando, Fernando attenzione con una serie di finte e poi fa andare Iese dopo che gli ha portato via un uomo, ancora Iese va dentro da Higuain, attenzione Higuain si può appoggiare, lo fa molto bene, va da Fernando, Fernando con il tacco, ancora da Higuain, ah, che brutta palla di Fernando, no no, che bella palla dentro, che bella palla dentro, il Porto in vantaggio 1-0, Porto in vantaggio 1-0, è importantissimo fare gol adesso, è importantissimo. Attenzione, dentro, Iese, Munir, attenzione, Duncan, ancora Munir, in possesso del pallone, c'è Higuain, Higuain in buona posizione, va da Munir così, no, che brutto tiro. Attenzione, Dybala tocca il suo primo pallone, va dentro subito da Higuain, attenzione, Higuain va largo da Munir, Munir in area, Munir, a giro Munir. Gnoguri, ancora lui, ancora Gnoguri, dentro, da Higuain che si fa trovare libero, attenzione, il Pipita prova a tenere alto questo pallone, non riesco mai a andare via con il Pipita, ma proprio mai, ma mai nella mia vita. Quattresimo ragazzi, voglio almeno un gol perché sennò diventa molto molto difficile passare il turno, attenzione, Higuain, ancora lui, dentro, per Fernando, la palla è buona, per Dybala, Dybala, in aria, grazie! Grazie Paolo, all'86esimo trovi il gol dell'1-1 appena entrato, grazie Paolo, ma che giocata sia di Higuain sia di Fernando, grazie Paolo, l'1-1 è importantissimo ed è un sacco di gioia e di speranza, Higuain dentro per Fernando, Fernando ancora dentro per Dybala che non può sbagliare, il suo sinistro è sacro, è magico, Scuppetta la fa su e adesso possiamo addirittura andare a cercare il secondo gol, ma mi sembrava eccessivo partire con Scuppetta, 1-1, Bayern e Atletico Madrid 0-0. Sono in crisi nera con il livello di stamina dei miei giocatori e quindi devo fare una simulazione con l'Hellas Verona con questi giocatori, con queste statistiche, però almeno sono tutti concentrati, sono tutti pronti per giocare, non mi interessa, posso anche perderla ormai, il campionato è storia a sé, però mi piacerebbe vincere anche questa. Attenzione, saltiamola, 1-0, gol di Christie, 5-2 per Bonazzoli che è la prima partita che fa poverino. Ragazzi, la prossima partita è il ritorno immediatamente con il Porto, poi troviamo il Napoli che non mi ricordavo di avere, infine Udinese, Milan e Atalanta, quindi direi che nel prossimo episodio vi toccherà guardare 3 partite in più. Se vinceremo la partita con il Porto, se riusciamo a passare il girone, se riusciamo a passare la semifinale più che il girone, avremo la finalissima contro una tra Bayern e Atletico Madrid e quella sarà un episodio clamoroso a parte con cui concludere la carriera, ma non sogniamo troppo, non sogniamo troppo, rimaniamo con i piedi per terra. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto, ciao ragazzi, dritto per dritto.